Buongiorno, sono Alessandro Marconi, Pips Fishing e oggi è sabato 9 aprile 2022. Vediamo la nostra consueta analisi settimanale che facciamo eh, sempre sul solito template che potete vedere stilizzato su questa pagina che contiene il l'RSI, l'indicatore Fisher e sul prezzo il canale eh, diviso in due parti con l'indicazione se il trend rialzisca o ribassisca, poi ora lo vediamo. Importante, eh, gli strumenti che analizziamo sono elencati qua sotto, sono sempre questi, al massimo come ho fatto l'ultima volta e anche questa volta farò in fondo, analizziamo un attimo anche il DAX perché ci lavoro abbastanza. Un po' lo conosco, c'è un po' di confidenza, diciamo così. E quindi andiamo. Dunque, leggiamo prima di tutto il disclaimer, almeno l'inizio. Le video analisi di Alessandro Marconi hanno carattere puramente informativo e non rappresentano né un'offerta né una sollecitazione a effettuare alcuna operazione di acquisto o vendita di strumenti finanziari eccetera eccetera ma andiamo direttamente sul grafico di oggi sul primo sul primo il re dei cambi euro dollaro che vediamo dunque ah devo precisare magari per chi mi segue oggi per la prima volta che su questo grafico eh, ho impostato a mano le linee eh, orizzontali i, i supporti di resistenze orizzontali e, e le linee verticali che sono le linee di inizio ciclo messi sui eh, le linee sono messe sui minimi di ciclo vedete cerco i minimi del grafico me li deve confermare, confermare l'RSI e ci metto una riga perché eh, oltre allo sviluppo eh, diciamo orizzontale del grafico bisogna tenere conto anche lo sviluppo temporale del grafico ovvero sia far includere il tempo nelle, nelle nostre analisi in qualche maniera bisogna tenerne conto perché il tempo è una componente fondamentale di tutto e quindi anche di un grafico forex Ok, partiamo dicendo che euro-dollaro probabilmente è vicino alla fine del ciclo di questo ciclo, quindi potrebbe arrivare a fare questo coppio minimo a livello, ora ve lo dico, era venuto eh, low 1,08 e eh, 54 circa, eh, più o meno... 10850, potrebbe fare un altro spunto a ribasso, l'RSI. Allora, aggiungo, correggiamo, ecco il, il la linea di minimo perché l'ha fatta proprio venerdì la settimana scorsa, e comunque, iniziamo a vedere anche mentre si guardano i grafici, anche cosa è successo nella settimana appena finita e come dovresti già sapere, su un grafico daily una candela uguale un giorno cinque candele uguale una settimana di, di mercato quindi questo è venerdì questo è giovedì questo è mercoledì martedì e lunedì quindi come potete vedere sono stati cinque giorni totalmente ribassisti perché anche a livello di, di ciclo ha fatto una, una distribuzione chiudendo questo ciclo cominciato esattamente qua non è stato un bel ciclo regolare perché all'inizio è partito uh, è partito bene però ha rimbalzato su quest'area di ex supporto che è diventata resistenza ha provato anche a bucare però il fatto che il giorno dopo la candela si sia rimangiata a quella positiva precedente e abbia chiuso addirittura sotto è un chiaro segno di debolezza di de, de euro dollaro e del fatto che molto probabilmente come poi è successo realmente sarebbe sceso qui quindi andare eh, short ora secondo il mio modello di analisi non ha senso perché si rischia solo di prendere magari anche pochi punti però di essere sparati in alto appena magari torna eh, arriva a, a toccare questi minimi livelli di chiusura di, chiusura di questo, questo coppia di candele siamo a 10853 vedete quindi andare eh, short ora non conviene anche perché l'RSI sta uscendo dalle, dalla parte inferiore della banda il fisher non è messo, messo eh, in eccesso Vedete, non è ancora nella, nella, fascia, nella fascia questa in basso che, che delimita l'eccesso, però ci sta che ci arrivi anche velocemente e rimbalzi. Quindi io mi aspetterei piuttosto di vedere una reazione tipo, tipo come è successo qua, quando arriva su quest'area che è molto vicina. Pazienza, eh, forse succederà martedì, forse mercoledì, però... Teniamoci pronti a sfruttare la ripartenza di un ciclo. Andiamo su Euro GBP. Questo è un brutto grafico. L'unica cosa chiara è che ora siamo su questo supporto già segnato da un bel po' di settimane. Qui i cicli sono molto stretti. Io li ho segnati dove, dove vedevo che potevano iniziare, però vedete anche voi addirittura ora si potrebbe aggiornare l'inizio di un ciclo qua perché eh, sulla candela di giovedì in pratica perché venerdì ha, ha fatto un tocco del, del supporto e poi è rimbalzato questo potrebbe essere veramente l'inizio di un ciclo stretto come gli altri però a rialzo se anche euro-dollaro come abbiamo detto prima come abbiamo detto prima finisce e chiude il ciclo presente e riparte con un po' di accumulazione per un nuovo ciclo sappiamo che gli avvenimenti in ucraina condizionano il mercato anche pesantemente quindi attenzione sempre calcoliamo e teniamo sotto controllo il rischio perché potrebbe succedere anche dei movimenti che non ci aspettiamo quindi ora più che mai dobbiamo pararci il C puntini puntini ci siamo capiti passiamo su Euro Yen <coughs> è un pochino mh, scesa la debolezza che lo Yen qui Euro Yen era andato su soprattutto per la debolezza estrema che lo Yen non tanto per la forza dell'Euro però ora vedete siamo in una fase di lateralità per cui potrebbe tranquillamente riprendere a salire e a seguire il trend precedente long come potrebbe iniziare una fase nuova. In ogni caso io lascerei perdere questo grafico, questo, questo cross, perché attualmente... La settimana appena chiusa non ci ha detto proprio niente, ha detto solo che ha perso: ha perso un po' di forza l'euro rispetto allo yen, oppure si è eh, rafforzato un pochino lo yen rispetto all'euro. Per cui invece di continuare a salire, si è fermata la salita e ha cominciato a lateralizzare l'RSI. Non ci dice niente, è orientato al rialzo. Vedete, qui ha fatto. Praticamente è una divergenza se vogliamo partire dal da vecchio minimo, però tenuto conto che c'è questa salita che raramente un, un grafico parte da, dalla banga inferiore esterno all'esterno e poi riesce a salire fuori dalla banga superiore. È un po' un'eccezione, quindi aspettiamo un po'. Che cosa succede? Andiamo su EuroCAD anche qui euro debole rispetto al dollaro canadese qui c'è non ci vedo nessun, nessun segno di mh, rallentamento del, della discesa qui quest'area che mi indica automaticamente un indicatore che uso vediamo se la trovo uh, ci sta che non la trovi no non la trovo troppo ah eccola qua addirittura è qua quindi c'è un'importante area di, di supporto vicina però secondo quello che si vede dal grafico potrebbe tranquillamente provare a arrivarci perché non vedo un calo un calo di forza così determinato aspettate faccio una cosa c'è il mouse impallato ok e andiamo avanti quindi non c'è bisogno di, di aggiornare la linea verticale di, di inizio ciclo perché il ciclo no, non è ancora finito a meno che non sia finito qui e da qua inizia a salire mi rompe magari questa trend line però lo deve lo deve fare euro d uno dei miei eh, cross preferiti Euro Audi che ho seguito con un po' più di attenzione. Questo è simile a Eurocard, vedete. Eurocard ve lo rifaccio vedere e questo è Euro Audi. Anche qua siamo in rincracciamento in un trend chiaramente eh, short. Vedete che il prezzo cammina, cammina dopo questa questo tuffo, cammina fuori dalla, dal bordo inferiore della banda. Quindi siamo ancora totalmente. A Ribasso, aspettiamo, se fa, magari di nuovo, magari si va anche a appoggiare su questa clang line. Per esempio, eh? faccio per dire, magari qua e poi fa una candela rossa che annulla quella precedente blu. Come è successa? Qua. Oppure una bella pin bar sarebbe un bel segnale di continuazione a ribasso, vabbè, lasciamoci la clang line poi. Durante la settimana vediamo un po' cosa succede. Passiamo a Cable GBP USD. Ah, qui avevo tracciato anche un Fibonacci perché ci stava bene. Quando ha rimbalzato su Clean Coke 2, vedete, avevo messo Fibonacci per vedere un po'. Mi immaginavo che, <coughs> che avvenga un rimbalzato qua non avrà più la forza di invertire il trend Short che era in atto, infatti avevo ragione. Qui, eh, ha fatto un doppio minimo sullo zero però eh, il fatto che anche se ha rimbalzato non, non significa che eh, può iniziare a salire. Qui è ancora totalmente al ribasso l'unica cosa visto che ha chiuso la settimana vicino a questo minimo precedente su eh, 1,30 1, pari praticamente a 1,30 sembra che ci voglia tornare addosso e, e sembra che a giudicare la settimana scorsa totalmente al ribasso che voglia rompere 1.30 e continuare a scendere vediamo eh, il prossimo riferimento me lo dice l'indicatore è in area 1.28 e 50 mm? però deve rompere 1.30 per prendere lo, lo spunto e arrivare a 1,28,50 circa, indicato qua. Passiamo a GBPN. GBPN, dunque ricordiamo che Euro Yen si è fermata la salita e invece rispetto alla scherlina, eh, anzi rispetto, sì, alla scherlina, eh, la scherlina ha ancora forza e ha spinto di nuovo questo grafico. A tornare nell'area dei massimi precedenti io non, non guardo questo eccesso perché un'ombra un così per me è un eccesso ma io guardo più i valori delle chiusure quindi qui per me siamo praticamente sui valori di chiusura ma che eh, vengono eh, tante volte visti, visti come, come massimi ok quindi anche qua c'è ancora forza rialzista ma bisogna vedere come reagisce il prezzo in quest'area qua a 162 e 65 circa 162,50 ok quindi attenzione non mettetevi long ora perché potrebbe rimbalzare in quest'area o anche subito perché dopo tutto ci sono pochi pips di, di distanza non credo ripeto che voglia arrivare a questo livello qua una reazione Me su questo livello, come è successo l'ultima volta, che spinge magari i prezzi, non dico qua in fondo, ma magari in quest'area qua, ci potrebbe benissimo stare. E magari chi inizia a fare una lateralizzazione fra quest'area, ecco, dividiamo questo campo, diciamo tipo campo da gioco. No, questo va bene così. Ecco dividiamolo così bordo superiore aria centrale e bordo inferiore vediamo un pochino se GBP nelle prossime giorni e settimane eh, si muove in quest'area penso di sì andiamo su GBP CAG CHF qui c'è un trend eh, negativo a ribasso vedete che il prezzo è arrivato alla linea mediana del, del canale, però è ancora, è ancora nella parte inferiore, quindi è orientato chiaramente a ribasso. Qui ha fatto la settimana a parte venerdì di ricracciamento, però venerdì, attenzione, perché ha chiuso, ha chiuso sotto l'apertura la, della candela precedente, potrebbe essere un segnale di inizio inizio di una spinta nuova ribassista che potrebbe fare eh, far fare uno swing eh, che rompe anche questi minimi quindi attenzione mettiamoci un livello questo è il livello abbastanza importante e vediamo se anche martedì continua a scendere potrebbe anche essere una buona occasione di, di fare un trade mettendo uno stop in quest'area e cercando di portare il prezzo più giù possibile. Andiamo su GBP CAD, OK. GBP CAD, siamo invece qua arrivati a un punto eh, dove non c'è più molta spinta ribassista. Vedete che. L'ultima settimana è stata molto incerta e quindi qui non c'è da, da operarci. Secondo me, in questa fase, perché siamo compressi in quest'area. Ora la disegno così la vedete bene. Ok, mettiamo questo minimo. Mettiamoci anche. Così quando eh, riapro il grafico in settimana so già cosa guardare. Ecco qua, il range di movimento attuale è questo. Vediamo un pochino. Se magari andasse velocemente qua a inizio settimana sul bordo inferiore, sul supporto, e avesse una reazione contraria, potremmo prendere dal supporto verso l'alto. Però eh, in, attualmente siamo proprio nel mezzo, vedete che quindi non, non bisogna fare nessuna operatività. USDJPY, qua c'è estrema forza del dollaro americano. Dovremmo, dovremmo averlo visto in settimana, e quindi qua si sale ancora. Non credo che questo ex. Questo massimo relativo vicino, eh, freni più di tanto la salita, ma hm, sembra che qui anche il fish è piuttosto basso, ha spazio per salire quindi presumo che qua il prezzo rompa quest'area. Almeno questo massimo, non dico tutta l'area, ecco, non dico che buchi proprio eh, i 126 però i 124. E 50 ecco il massimo di questa settimana appena chiusa che sarebbe questo sarebbe se riesco a vedere il valore ve lo dico aspettate aspettate che eh, visualizza visualizza finestra dati voglio aprire questa qui il massimo l'ha fatto 124 6 7 8 124, 68 arrotondiamo ecco. Io credo che questo massimo lo superi di slancio la prossima settimana. Poi vediamo dove, dove arriva, però è totalmente a rialzo. Dopo due candele di numero, anzi tre, perché vogliamo metterci anche questa, piccola: due candele, virgola, a qualcosa, è tornato a risalire. Convinto, ok. USD CAD. Dunque eh, qui c'è stato un rimbalzo su questo ex supporto che vedete che eh, ha, ha comandato un po' il movimento di tutto, praticamente tutto il 2020 perché qui siamo a gennaio, qui siamo a gennaio quindi anche prima, anche il, 2000, il, scusate, il 2022 dicevo e anche nel 2021 vedete da dove è partito. 2021 settembre ha cominciato a fare qua, 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 poi qua è stato rispettato, quindi questo, questa è un'area importantissima e avendoci rimbalzato proprio venerdì sembra che non sia facile superarla. Si veniva da una fase di con congestione, vedete, che era la settimana prima dell'ultima, poi... Questa settimana c'è stato, comunque venerdì, giovedì, mercoledì, martedì c'è stato questo, questo aggeggio, non so come chiamarlo, è una goji, comunque a parte il nome tecnico, hanno provato a spingerlo giù ma è stato respinto e è, per quasi reazione rimbalzato nella parte alta del, della zona dove si poteva muovere il prezzo attualmente io vedo un ritorno verso quest'area qua che è anche una cifra tonga 1,25 che sembra che attiri, attiri come il, il miele fa con gli orsi il prezzo quindi io, io mi aspetto un ritorno in quest'area qua a 1,25 andiamo su sgchf che di solito è quasi speculare con euro dollaro in questo caso se Eurogollaro eh, dovesse continuare a scendere questo dovrebbe rompere quest'area ma abbiamo visto e vi rifaccio vedere un attimo Eurogollaro che può darsi che abbia finito questo ciclo e che sia vicino a un minimo e abbia una ripartenza per cui USGHF per contro non dovrebbe salire ma iniziare almeno a lateralizzare in quest'area qua Ora ve la disegno, forme, eh, rettangolo, eccola qua. Potrebbe restare in quest'area qua, euro-dollaro e USDCHF nella prossima settimana. Qui ciclicamente è iniziato qua il ciclo, però si è già sviluppato come accumulazione, quindi può darsi tranquillamente che faccia delle cangele nella prossima settimana incerte in quest'area tipo quelle fatte un paio di settimane qua ok e niente qui non devo dire altro torniamo a noi e andiamo a augi usg le oceaniche Audi USD e NZDUSD che tante volte hanno un movimento analogo. Audi USD vediamo un pochino, eh, Sappiate che non ho fatto un'analisi preventiva prima di questo video, eh? quindi sto vedendolo, in, diciamo, in diretta per, per capirsi cosa vedo vedo che siamo in un trend rialzista qui c'è stato un bel allungo intorno a 0 76 e 50 076 50 anche qualcosina di più e che dire questo è un ritracciamento finché non mi chiude una candela giornaliera sotto questa area qua, sotto questa qua, che sarebbe 0,74 e 40. Finché non chiude una candela giornaliera sotto 0,74 e 40, per me questo è un ritracciamento, ma potrebbe tranquillamente riprendere a salire e a vincere, L'australiano contro il dollaro americano. Qui eh, gli indicatori, eh, vedete che eh, l'utilità dell'RSI, dell come, come lo ho impostato, che è veramente una, bo una bomba! Perché qui, anche eh, come distanza, potrebbe tranquillamente essere finito questo ciclo. Questo ciclo, ad esempio, è un po' più lungo, però tanto noi non è che entriamo alla kamikaze, aspettiamo un segnale eh, con una chiusura, ad esempio, sopra quest'area qua. Sarebbe eh, l'ideale se magari lunedì fa una candela eh, con l'ombra rossa eh, sotto e chiude intorno a 0,74 e 40 e magari il martedì fa una candela di reazione rialzista che tipo per esempio questa bella bella, bella corposa e che chiude sopra quest'area allora sarebbe la conferma graficamente che eh, si riprende a salire ok quindi attenzione perché qui potrebbe iniziare un nuovo ciclo a rialzo in linea con il trend dello strumento il massimo che poi eh, c'è da tenere d'occhio a questo punto. Oltre a questo, dobbiamo aggiornarlo e metterne un altro anche qua. Mettiamolo: si potrebbe mettere qua sulle chiusure, ma possiamo azzardare anche visto che c'è poco poca distanza metterlo su sul massimo che la candela di eh, venerdì eh, giovedì di mercoledì mercoledì scorso ecco il massimo gat nel ribocchio se si fa un movimento se si fa un trade con il movimento a rialzo che parte andiamo su NZKD usd qui invece siamo più deboli di audi usd vedete audi usd ha fatto tre candele sole a ribasso qui invece eh, ha fatto un movimento un pochino più spinto e ha chiuso sotto questo importante livello vedete qua supporto eh, resistenza resistenza supporto però qui non ha rispettato questa regola quindi Qui bisogna un pochino aspettare anche se graficamente non è molto diverso da Audi USD. Però eh, l'unica cosa è che qua eh, la, il supporto ha retto. Su NZHD USD invece almeno venerdì ha ceduto e c'è stata una chiusura sotto. Ora poi bisogna vedere se la discesa è confermata oppure come dicevo prima siccome anche qui eh, come lunghezza del ciclo ci potremo anche essere a una fine se magari lunedì fa subito una candela di recupero e chiude sopra quest'area allora è nella situazione che spiegavo prima e potrebbe riprendere la eh, salita e qui mi sento di disegnare una trend line perché ci sta benissimo così quindi vediamo all'inizio della settimana lunedì o martedì. Che canghele genera questo strumento. Andiamo sugli uh, ultimi due: il petrolio VTI e l'oro. Petrolio VTI che graficamente non fa una grinza, ha tenuto i 95-74 alla perfezione. Questa, questa la ho segnata. Questa linea orizzontale l'ho disegnata più o meno qua me, me l'ha rispettata per cui a dare retta a quello che vedo dovrebbe ripartire a rialzo finché non mi rompe questa, questo supporto per me può riprendere un'onga rialzista come ha fatto in questo caso addirittura qui c'era arrivato ancora più eh, violentemente qui c'è arrivato piano piano però eh, il grafico mi dice questo mettiamoci un'indicazione di fine ciclo e vediamo se le prossime candele mi danno ragione andiamo alla fine oro gold questo lo apriamo e lo chiudiamo nel senso che siamo totalmente totalmente eh, in range intorno compressi in questo in questo range di prezzo intorno a 1.940 circa e il, qui, qui, qui ci ho messo questa linea 1.974 e, e ha un senso perché è questo massimo di questo spike però eh, il, il tetto del movimento io lo vedo più eh, intorno a 1.957 circa dove L'apertura di questa candela marubozzu rossa, eh, io lo vedo più intorno a questa qui. Vediamo se poi mi, mi buca questo livello potrebbe veramente riprendere anche qui il trend di fondo che vediamo bene. È long, e eh, andare a ricercare i massimi a 20.000, a 2000 però attualmente eh, l'oro va, secondo me, lasciato scare perché non è, eh, non è in una fase né rialzista né ribassista. Mettiamoci un attimo un riferimento qua, se veramente continuasse a salire, allora questo potrebbe essere un ciclo finito e inizia un ciclo rialzista, però me lo deve fare, ok, finiamo con il DAX a 4 ore, eccolo qua, dunque il eh, DAX a 4 ore c'è da dire che siamo in una fase localmente laterale e si vede bene qua, si vede bene. E l'area importante è proprio dove ora, perché quest'area qua, questa è, è la resistenza, questo è la parte inferiore della resistenza vedete qui qui io ci ho messo questa banda colorata per, per vedere dove arriva qual è il, il, il margine e attualmente siamo siamo di poco entrati dentro qui potrebbe succedere di tutto perché c'è una mh, lotta fra i venditori e gli acquirenti, per cui io direi di stare molto attenti. Se poi rompesse, con decisione una delle due parti, allora potrei anche valutare di, di entrare a mercato, però, sul 4 ore ora siamo in un'area molto pericolosa per operare. Ricordiamoci che le linee verticali vengono messe sui minimi. Ora siamo in una fase più o meno come eravamo qua. Quindi, ciclicamente è più facile che inizi la fase di distribuzione e che il prezzo non riesca a superare la resistenza. L'area di resistenza, inizi a fare un'onga tipo questa? Che vediamo un attimino di mettere una linea linea, una crank line mettiamoci una crank line vi faccio vedere come com faccio allora questa è la misura che la precedente onda si prende e si tira dal massimo a qua questa è l'ampiezza più o meno dove potrebbe terminare se lo fa un, uno swing short dovrebbe arrivare in aria più o meno eh, a un senso perché qua c'è un bel supporto, tiriamolo un pochino su sui, sul supporto, su, sulla resistenza un po' più recente questa, quindi eh, dovrebbe se fa questo movimento portare il prezzo in aria a 13.824, 13.800, dai, eh? quindi io ragiono così, mi aspetto che i prossimi giorni il DAX scenda verso quest'area se per caso rompesse questa il bordo superiore di questa resistenza allora vuol dire che va verso i massimi sui 14.900 però è più anche ciclicamente eh, indirizzato per fare un ongar ribasso vediamo chi ha ragione ok io ho finito, andiamo sulla regia. Spero che questa analisi vi sia stata utile. Vi do appuntamento alla prossima analisi. Vi saluto. Buon tracking, Galex Pips Fishing. Ciao.